Cos'è il delitto d'onore? Siete riusciti a leggere l'articolo del codice penale che viene chiamato comunemente delitto d'onore? No? Nessun problema. Adesso vedremo in dettaglio di cosa si tratta. In Italia, qualche anno fa, si dava una pena più lieve a chi, in un impeto di rabbia, uccideva una persona che offendeva il suo onore. Giulietta ama Romeo. Romeo ama Giulietta. Ma Giulietta è stata promessa in sposa ad Andrea. I genitori di Giulietta hanno combinato un matrimonio con Andrea. Sfortunatamente, Giulietta e Romeo si scambiano delle effusioni amorose. Vengono visti dal fratello o dalla madre o dal padre, e per questo vengono uccisi. È possibile uccidere una persona perché si ama un'altra persona? Solo perché il loro amore è ritenuto illegittimo dai loro familiari? È possibile che i loro familiari possono uccidere due ragazzi solo perché si amano? Prima sì. Prima purtroppo in Italia poteva avvenire una cosa del genere. Secondo esempio. Romeo e Giulietta questa volta si sono sposati. Hanno dei bambini e vivono una vita felice. Ma il tempo passa. Giulietta non è più innamorata di Romeo. Si innamora di Andrea. Andrea fa una cosa spregevole. Spregevole. Tradisce la fiducia di Romeo. Romeo trova i due amanti, Giulietta e Andrea, che si scambiano delle effusioni d'amore. Per questo Andrea la pagherà cara. Romeo cosa farà? Ucciderà i due amanti? E per questo riceverà una condanna molto lieve, perché i due amanti hanno offeso il suo onore. Per i commenti basta rivedere quelli del primo esempio. Che onore c'è ad uccidere un'altra persona?